Jonathan Manzi, allora, prima giornata della ISDE 2015, come è stata? Ma oggi è stata una giornata, per quanto riguarda la gara, non durissima, però le speciali si sono fatte sentire. Erano speciali che si passava come primo giorno e al primo giro siamo passati che erano rovinate, ma già al secondo giro erano veramente, veramente molto, molto rovinate. Sono state delle speciali impegnative, non troppo lunghe, i due enduro test, e invece il cross test era circa 10 minuti, tutta polvere, canali, buche, radici, e veramente molto impegnative. Abbiamo fatto, penso, una buona gara fino quasi alla fine, dopo la Spagna ci deve aver recuperato un po', e niente, penso abbiamo finito in quinta posizione noi oggi come trofeo. Allora, in Slovacchia il terreno si sa bene che quando piove lì è molto difficile. Sì, il tempo è stato un po' matto, ha piovuto i giorni scorsi, però stamattina e durante la giornata oggi non è stato compromesso le prove speciali, perché comunque sono rimasti abbastanza agibili per quanto riguarda la questione fango, però sono veramente molto molto rovinati. Adesso siamo stati a dare un'occhiata ancora all'enduro test, però stava ricominciando a piovere e temo che stavolta la pagheremo domani. Comunque è importante arrivare al terzo giorno, poi dopo siamo tutto in discesa. Ma sì, in genere i primi due giorni sono come una gara di mondiale, ecco. Il terzo giorno si è a metà, quando arriva il quarto comunque comincia a vedere la fine. Come si sono comportati gli altri ragazzi della squadra? Ma abbiamo fatto tutti, penso, una buona gara. E un peccato per Manuel, che stava andando veramente molto forte e deve aver preso un brutto colpo nel cross test. E a quanto ho saputo poi a fine gara si è lussato un dito e è abbastanza acciaccato. Credo che domani, comunque, conoscendo Manuel, non esiterà a partire. I mezzi si stanno comportando bene? I mezzi tutto bene, sono molto soddisfatto della mia nuova moto e mi sto trovando veramente molto bene. Matteo Bresolino, allora, per te nella E1 che gara è stata? Oggi, dai, una gara positiva, anche se è stata una giornata impegnativa, perché comunque il mio primo anno con la nazionale, subito nel trofeo, è un bel impegno, però comunque sono riuscito a condurre una bella gara, abbastanza regolare, costante. Ecco, la federazione ha puntato tanto sui giovani. Sì, infatti siamo molto giovani in tutto il trofeo e io sono il più giovane. Come li hai trovati questi percorsi? Speciali sono impegnative comunque, perché sono veloci e richiedono tanta concentrazione. C'è molto affiatamento nella squadra? Sì, no, una bella squadra, mi sono trovato bene con loro questi giorni prima della gara, e adesso passata la giornata, dai, ci sono ancora 5 giorni in cui possiamo recuperare. Come diceva a Jonathan, l'importante è arrivare a mercoledì, poi dopo vedi che è tutto in discesa, giusto? Sì, dai. Una volta arrivati mercoledì, il giorno più impegnativo, penso. Speriamo domani di fare una giornata ancora meglio di oggi e attaccare le nazioni davanti a noi.